Servono volontari per le messe. L'appello è stato lanciato dall'arcivescovo Paolo Giulietti in occasione della riapertura delle celebrazioni fedeli in programma il 18 maggio. Guarisce dal Covid l'accoglienza dei colleghi. Momenti di commozione in un negozio di ortofrutta del centro, dove lo staff ha accolto con un lungo applauso una dipendente al suo rientro al lavoro. 130.000 vannotti di fare autoctona. Sono ripresi i ripopolamenti delle acque della Valle del Serchio da parte di volontari, associazioni di pescatori e Unione dei Comuni. De Mollari riprende gli allenamenti. L'alfiere della pugilistica lucchese è tornato ad indossare i guantoni per prepararsi alla finale della cintura WBC Superpiuma annullata a marzo per l'emergenza coronavirus. Bentrovati a questa edizione del TG Noi. Dunque, come avete sentito dai titoli, facciamo una modifica alla scaletta perché la rubrica con gli occhi di Paolo, che è di solito alla fine della prima parte del TG, ovviamente in questa occasione l'arcivescovo ha dato delle notizie, delle anticipazioni riguardo a delle notizie che verranno date in settimana, quindi abbiamo deciso, data l'importanza di quanto comunicato, di presentarlo in apertura. Sentiamo quello che ci ha detto. Cari amici e cari amiche, buonasera. Come sapete, da lunedì 18 maggio riprendono le celebrazioni eucaristiche a porte aperte in tutte le nostre parrocchie. Questo è un momento di grande gioia e soddisfazione, gioia perché possiamo tornare ad incontrarci, ad ascoltare insieme la parola, a celebrare insieme l'Eucaristia. Di soddisfazione perché si è raggiunto un accordo tra governo e Conferenza Episcopale Italiana dopo un cammino lungo e anche un po' travagliato. Però sento di dire che non è un ritorno alla normalità, cioè dovremmo prepararci a un periodo, penso abbastanza lungo, in cui dar prova, primo, di responsabilità, essere attenti a rispettare tutte le indicazioni che verranno date e anche essere pronti a fare qualche sacrificio. Non sempre sarà possibile trovare posto nella propria parrocchia, nell'orario che sarà comodo. Noi ci attrezzeremo per offrire a tutti la possibilità, ma chiederemo a tutti anche la disponibilità di adattarsi a questo periodo che è sempre un pochino fuori dal normale. E poi ci sarà da dare una mano per organizzare nelle parrocchie le celebrazioni secondo il protocollo d'intesa. I parroci avranno bisogno di volontari che aiutano nella pulizia, nella gestione, negli accessi, nella sicurezza, nell'informazione. Quindi vorrei invitare tutti voi, soprattutto quelli che hanno più a cuore questo ritorno alla normalità, di darsi disponibili, perché nelle proprie parrocchie tutto possa essere fatto nel rispetto al diritto e al dovere di preservare la salute e nel rispetto del diritto e del dovere per noi credenti di celebrare l'Eucaristia. Allora, un periodo bello, ma anche un periodo di responsabilità e di impegno per tutti. Mi auguro che possiamo raccogliere questo appello con generosità. Buona serata e buona domenica a tutti voi. E adesso veniamo ad una bella storia, una bella vicenda, perché se nei giorni scorsi abbiamo letto di discriminazioni verso pazienti guariti dal Covid-19, ecco, in un negozio del centro storico di Lucca è successo veramente il contrario. Momenti di grande gioia ed emozione in Piazza della Pupporona, dove tutto lo staff del negozio ortofrutta Lucca Centro ha accolto in festa il ritorno di una dipendente rientrata al lavoro dopo aver sconfitto il coronavirus. Due mesi di malattia e di isolamento non facili, ma venerdì è arrivata finalmente l'ufficialità della guarigione. Una sorpresa inaspettata, quella organizzata dai colleghi, che ha accolto la dipendente al suo arrivo in piazza, dove ad attenderla c'era tutto lo staff del negozio, che l'ha festeggiata con un lungo applauso e con l'omaggio di un mazzo di fiori. Un'emozione indescrivibile, mi hanno fatto piangere di gioia, racconta la dipendente, che lavora nel negozio da 5 anni. Non mi sarei mai aspettato un'accoglienza del genere al mio rientro. Hanno organizzato tutto alla perfezione. Mi hanno fatto andare a piedi fino al negozio e qua ho trovato tutto lo staff e alcuni membri della Misericordia in cerchio ad accogliermi. Una grandissima emozione. Veniamo adesso ai dati relativi alla diffusione del Covid-19 per quanto riguarda i bollettini sia regionale che dell'ASL Toscana Nord-Ovest. Per quanto riguarda la situazione della nostra regione, i casi sono ancora in calo, sono infatti 24 in tutta la regione nuovi tamponi positivi, purtroppo ancora 7 decessi. Le guarigioni virali sono in tutto invece 272.
Per quanto riguarda la zona dell'AS Toscana Nord-Ovest, l'azienda da oggi comunica soltanto le guarigioni, sono dunque sul territorio dell'AS Toscana Nord-Ovest 2.291 le guarigioni totali tra quelle cliniche e quelle virali. Purtroppo c'è da registrare il decesso di un uomo di 87 anni di Seravezza. Cambiamo completamente argomento, c'è stata una manifestazione con un flash mob in centro storico a Lucca organizzato dal movimento Liberiamo l'Italia. Anche a Lucca, così come a Firenze, il movimento Liberiamo l'Italia ha messo in atto una protesta diretta verso il governo per quanto riguarda la gestione dell'emergenza dovuta al coronavirus. Alle 10:15 una ventina di aderenti al movimento si sono date appuntamento in Piazza Grande, dove seguendo le regole del distanziamento sociale imposte dalle norme anticontagio si sono riuniti esibendo cartelli che elencavano i punti che vengono contestati. Punti che spaziano dalla necessaria riapertura delle scuole alle accuse di sudditanza del governo italiano nei confronti dell'Unione Europea, ma anche richiami alle norme costituzionali o alla situazione della sanità pubblica. Una delegazione è stata poi ricevuta dal prefetto e dal presidente della provincia, a cui è stato consegnato il documento dove vengono indicate le richieste avanzate dal movimento. È una manifestazione per protestare contro la politica del governo. Contestiamo tutta la gestione dell'emergenza e contestiamo il servilismo nei confronti dell'Unione Europea. Noi diciamo lavoro che molti hanno perso, reddito, la cassa integrazione non è arrivata, i 600 euro sono una miseria indecente, e diciamo anche libertà, perché la Costituzione repubblicana è stata pesantemente violata e noi diciamo basta a questa violazione. Spostiamoci adesso in Valle del Serchio perché sono ricominciati i ripopolamenti delle acque dei torrenti con gli avannotti di trota fari autoctona. Prosegue anno dopo anno il progetto per il ripopolamento dei torrenti e dei corsi d'acqua della provincia di Lucca con una specie altamente selezionata di trota fari autoctona. Sabato mattina all'incubatorio regionale del Rio Villese nel comune di Barga, dove sono nati da febbraio più di 300.000 avannotti, con la supervisione dell'esperto Pierpaolo Gibertoni e con il supporto dell'assessore del comune di Barga Pietro Nesti, è avvenuta un'altra considerevole distribuzione. È la seconda distribuzione che facciamo, l'altra settimana abbiamo fatto Barga Coreglia, Camporgiano e La Versilia, e oggi facciamo il rimanente territorio, rimane fuori Bagni di Lucca. E con questa semina qui siamo riusciti a mettere nei nostri torrenti circa 300.000 avannotti di trota mediterranea. Il progetto è importante non solo per il ripopolamento attuale, ma anche perché nel corso dei prossimi anni favorirà, direttamente nei corsi d'acqua della vallata, la nascita di una specie nativa particolarmente pregiata. Diciamo che la popolazione delle trote del Serchio è stata incrementata e soprattutto è stata qualificata immettendo ogni anno materiale autoctono. È ovvio che le problematiche dei nostri fiumi sono tante. I cambiamenti climatici, i prelievi idrici, forse anche l'iperdensità dei predatori, quali per esempio cormorani ed aironi. Ciononostante, le notizie che arrivano dai territori, cioè il feedback di ritorno, è quello che la pescosità è incrementata, ma soprattutto che è tornata a esserci una buona riproduzione naturale. La distribuzione di 130.000 avannotti ha coinvolto le associazioni dei pescatori e dei volontari della Valle del Serchio, che hanno poi depositato gli avannotti nei corsi d'acqua. Questo sabato ha riguardato i corsi d'acqua di Gallicano, fabbriche di Vergemoli, di diverse aree della Garfagnana e della zona di Borgo Ammozzano. Il tutto, come si può vedere, è avvenuto nel pieno rispetto delle norme sulla sicurezza imposte dall'emergenza coronavirus. Gli scorsi anni la distribuzione era un vero e proprio evento, un momento di festa per tutti i volontari che vi partecipavano. Stavolta si è dovuto, per forza di cose, scaglionare la distribuzione, con l'ingresso nell'area dell'incubatorio di un solo volontario per volta. La vannotteria del Rio Villese in questi anni ha svolto un ruolo importantissimo nel progetto che ormai risale a più di 10 anni fa. Qui da diversi anni a questa parte viene curata prima l'incubazione delle uova e poi la crescita degli avannotti, con il particolare impegno volontario di Pietro Nesti, che ha sempre coordinato sul campo le direttive del servizio regionale dell'Unione dei Comuni. Importantissimo è stato poi il lavoro di esperti come Pierpaolo Gibertoni, che ha curato in particolare la selezione delle trote fario che poi hanno dato vita a tutto il progetto.
Occupiamoci adesso di sport perché con la possibilità di ricominciare gli allenamenti individuali per molti atleti sono ricominciati anche quelli della pugilistica lucchese. Anche la pugilistica lucchese è entrata nella fase 2. Dopo il lungo stop imposto per il Covid-19 dalle federazioni sportive, riparte la box lucchese con il decreto del Presidente del Consiglio del 26 aprile che concede il via libera agli allenamenti di atleti professionisti e di interesse nazionale. Così per la quasi centenaria società di Lucca sono ripresi gli allenamenti e con essa quelli del suo uomo di punta, Marvin De Mollari, pugile professionista nostrano della categoria Superpiuma, recentemente promosso alla seconda serie grazie a risultati ottenuti nello scorso anno. Risultati che lo hanno condotto sino alla finale del prestigioso torneo delle cinture WBC, in cui si confrontano i migliori pugili professionisti emergenti sul territorio nazionale. Lo stop alle manifestazioni sportive è arrivato proprio alla vigilia della finale con il pugile di Castelfidardo, Charlie Metoniek-Pon, che si sarebbe dovuta tenere lo scorso 1 marzo. L'obiettivo a cui mira l'atleta lucchese, alla ripresa della preparazione, è proprio tornare sul ring per riprendere lì dove tutto si è fermato, nonostante l'appuntamento non abbia ancora una data precisa. Rimane infatti ancora ignoto il momento in cui sarà dato il via libera alla ripresa delle manifestazioni sportive, ma in attesa del nulla osta del governo, la macchina organizzativa della pugilistica lucchese ha già ripreso le proprie attività. La pugilistica, spiega il team manager Maurizio Barzotti, sta sondando il terreno insieme alla società marchigiana per discutere di alcune date papabili. Non rimane altro che attendere con il fiato sospeso l'annuncio del giorno in cui si terrà la finale, che potrebbe incoronare De Mollari campione della manifestazione. E chiudiamo con un'altra notizia di sport, perché il basket Lemura Lucca ha deciso di rinnovare per altri 4 anni il contratto col coach Francesco Iurlaro. Un bel segnale che segna la volontà della società del presidente Rodolfo Cavallo di ripartire da dove tutto si è fermato. Il primo commento da parte del giovane coach è stato di gratitudine e di orgoglio per questo attestato di stima e fiducia nei suoi confronti. Occupiamoci adesso delle notizie relative a Viareggio e alla Versilia. La stagione è ancora molto incerta per quanto riguarda la stagione appunto balneare, però gli albergatori hanno numerose richieste nonostante questa incertezza, quindi cercano di guardare positivo. Gli alberghi stanno cominciando, devo dire, a ricevere delle telefonate anche fuori regione per capire come ci si potrà muovere quest'estate e come pianificare le proprie vacanze. E devo dire che le richieste non sono soltanto sulla spiaggia, ma anche itinerari più, diciamo, naturalistici. Mi riferisco anche al parco Migliarino San Rossore, al parco delle Apuane, al santuario dei Cetacei, quindi una Versilia vista in un modo diverso, più ecosostenibile. Potrà forse essere un'occasione per rilanciare un turismo diverso in Versilia, quello di cui le associazioni di categoria parlano da anni. Puntare solo sul mare significa adagiarsi e quest'anno potrebbe essere il momento di valorizzare altre bellezze e dare una svolta al futuro, il dopo coronavirus. Dopo mesi di angoscia dovuta all'incertezza, secondo la presidente dell'Associazione Albergatori di Lido di Camaiore, Maria Bracciotti, è doveroso adesso pensare positivo. Le richieste numerose arrivate in questi primi giorni di maggio fanno ben sperare, se non adesso, il turismo in qualche modo ripartirà. Al momento sono tutti fuori regione, sempre dai nostri mercati italiani di riferimento, che è proprio l'Emilia, la Lombardia e il Piemonte. C'è grande voglia di ricominciare la vita di sempre. Bisogna però anche essere realisti e la verità ad oggi è che il settore è fermo nonostante l'attività non sia bloccata dal decreto. È come se lo fosse però, dal momento che non ci sono direttive precise nemmeno sulla complessa operazione di sanificazione delle strutture. Noi abbiamo già un protocollo di accoglienza sicura che deve essere vagliato dal governo centrale, quindi siamo in attesa e speriamo che questi giorni siano di risoluzione per avere delle normative certe e poi potersi organizzare nell'immediato. Sono momenti cruciali per noi per capire anche se saremo in grado di riaprire le nostre strutture, perché stiamo facendo i conti su, purtroppo, il fatturato che sarà del 70% in meno per il 2020 a fronte di molte spese che dobbiamo sostenere subito per l'apertura degli alberghi. Noi programmiamo che ci sarà un 50% in meno di presenze nei nostri alberghi.
In attesa dunque di risposte da Roma, si deve guardare al futuro con una strategia. Secondo Bracciotti, solo chi avrà inventiva e una reputazione alle spalle rimarrà in piedi. Sarà una grande opportunità per un'accoglienza sempre più professionale, sempre più performante, con la nostra capacità di fare gli albergatori, che secondo me la riscopriremo sempre di più. E proprio per venire incontro alle esigenze degli albergatori e delle strutture di ricezione turistiche, l'amministrazione comunale di Forte dei Marmi ha deciso di annullare per quest'anno la tassa di soggiorno. L'imposta di soggiorno quest'anno a Forte dei Marmi non ci sarà. Una decisione presa per non gravare ulteriormente sugli alberghi e sulle strutture ricettive che già dovranno affrontare spese e adempimenti burocratici rilevanti per adeguarsi alle normative anti-Covid e che si trovano davanti una stagione economicamente difficile. A comunicarlo è lo stesso sindaco Bruno Murzi, una scelta che comporta una riduzione delle entrate di 400.000 euro, in vista delle quali sono già stati operati i tagli alle spese comunali nel bilancio approvato. La decisione verrà ratificata nel prossimo Consiglio Comunale e comunque prima del 31 maggio. Perché? Perché siamo convinti che le attività economiche in questo momento abbiano già delle difficoltà per conto loro, anche di carattere burocratico, è bene non stare a sovraccaricarle di problematiche. Quindi abbiamo deciso di sospendere la tassa di soggiorno e cominciarla invece con il giugno del prossimo anno. L'amministrazione, fa sapere il sindaco, è al lavoro in attesa della pubblicazione del decreto ministeriale di maggio per reperire ulteriori risorse in modo da poter introdurre contributi e agevolazioni che consentano di aiutare in maniera incisiva le categorie economiche e i cittadini. Siamo decisi alla sospensione, quindi al non pagamento per 4 mesi della COSA, per i mesi di non utilizzo, febbraio, marzo, aprile, marzo, aprile, maggio, giugno. Poi dopodiché vedremo quello che fare, e quindi è una cifra consistente, ma che siamo riusciti a trovare. Vediamo anche, stiamo lavorando su questo, su come poter trovare fondi per eventualmente riuscire a tagliare, definiamolo così, a ridurre il peso della tassa. L'amministrazione comunale di Pietrasanta invece chiederà al governo di bloccare tutti i titoli di credito e dei prestiti a carico delle attività commerciali per il 2020. Blocco dei titoli di credito e dei prestiti a carico delle attività commerciali private e degli incassi a causa dell'emergenza. La Giunta Municipale di Pietrasanta ha votato una delibera di indirizzo per chiedere al Governo e alla Regione un provvedimento che ne sospenda gli effetti giuridici per tutto il 2020. Problematica questa molto sentita, in particolare dalle imprese commerciali e dai negozi di vicinato. È infatti una prassi molto comune quella di rilasciare all'atto dell'acquisto della fornitura titoli di credito con scadenza di pagamento nei mesi successivi. Le attività commerciali, a causa del lockdown, hanno i magazzini pieni di merce invenduta, pagata con i titoli di credito che non riusciranno a smaltire nemmeno quando avranno la possibilità di riaprire. E anche un'eventuale riapertura nelle prossime settimane, spiega il vice sindaco Elisa Bartoli, non attenuerebbe gli effetti della chiusura prolungata. Con questa delibera di indirizzo il Comune ha voluto dar voce alla categoria soprattutto dei commercianti che ci hanno chiesto aiuto, e noi la reindirizzeremo ovviamente alla Regione e agli organi di più alto livello. È importante sospendere gli effetti giuridici dei titoli di credito, perché purtroppo tante attività oggi vanno avanti con questo tipo di metodo per ottenere le forniture per le proprie negozi e le proprie attività. Speriamo che questa voce venga raccolta e attuata in fatti. Occupiamoci adesso di cronaca, perché continuano le ricerche di Luca Toni, 53enne di Pietrasanta, scomparso il 30 aprile scorso.
sono proseguite anche nella giornata di sabato da parte dei vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori le ricerche nel torrente Baccatoio che finisce nel fosso Motrone di Luca Togni, 53 anni di Pietrasanta, residente al Pollino, di cui dal 30 aprile scorso non si hanno più notizie, da quando è uscito in bicicletta, il suo unico mezzo di locomozione, per andare nella farmacia comunale nei pressi della quale è stato visto l'ultima volta. Sembrerebbe che fosse stato diretto a trovare un parente nella zona dell'inceneritorio di Farascaia. Quindi tra le ipotesi c'è quella che possa essere finito causa un malore nel fiume che va verso il mare. L'uomo vive da solo, senza moglie e figli, ha una grande passione per la musica, è amico di Valerio Baldacci, titolare dello storico locale La Capannina del Pollino, dove di solito consumava il pasto e poi se ne tornava a casa. Da quando è scomparso non sono stati trovati né la sua bicicletta, né il telefonino che risulta spento, né i suoi vestiti. Amici e volontari, assieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri, hanno passato al setaccio tutti i fossi della zona, dalla farmacia comunale davanti al supermercato Conad, dalla casa di Luca Togni, che dista 3 km di distanza. Sono stati impiegati anche droni e cani, ma dell'uomo per adesso non c'è nessuna notizia e c'è preoccupazione per cosa possa essergli accaduto. Chiudiamo qua anche la seconda parte del TG Noi, tra poco la terza parte con la rubrica degli auguri.